Bianchi sembrava di essere stato chiaro. Tenersi corti, cercare subito il gol e lavorare poi sul contropiede. Ma nel Napoli riaffioravano inizialmente le incertezze e le paure di Brescia. Il Foggia veniva atteso anziché aggredito e gli avanti rossoneri potevano portare in zona tiro Roy, in campo al posto dell'infortunato Bresciani. Potente ma impreciso il sinistro dell'ex attaccante dell'Ajax. Gli azzurri stentavano ad interpretare la partita nella chiave giusta, anche per la difficoltà a neutralizzare alla fonte il gioco degli avversari. Sicché, mentre Zeman praticava il silenzio stampa anche in panchina, Bianchi, che pure passa per essere un taciturno e un freddo, spiegava a Policano che andavano bloccati Di Biagio e Seno. Il problema era tutto lì. Non è un caso che da quell'ultima indicazione la partita cambiava radicalmente. Altro Napoli, dotato di ritmo e di idee chiare. Crippa per Fonseca che, mentre Careca si portava a spasso un paio di difensori, smarcava Zola. Il gol, bellissimo, era liberatorio. Il centrocampo azzurro irretiva il Foggia, Terne firmava belle giocate, Policano vinceva su Di Biagio, tutti andavano bene e alla prima reazione scattava inesorabile il contropiede azzurro. Terne per Fonseca, per Zola e Careca, seppur sbilanciato in avanti, realizzava un gol da fuori classe. Il Foggia tradiva un certo nervosismo. Finite le gomme da masticare, date tutte a Gascogne domenica scorsa, a Bettin da Padova non restava che il cartellino giallo. A proposito, non sempre precisa la terna arbitrale. Fonseca, lanciato in gol, veniva bloccato per un fuorigioco inesistente e subito dopo toccava a Zola. Fallo su Policano, regola del vantaggio, dubbia la posizione di Zola. Va in gol il piccolo sardo, ma su segnalazione del guardalinee la rete gli viene annullata. Perché? A Policano, che reclamava legittimamente presso l'arbitro, Bettin spiegava che lui non c'entrava niente, era stato il guardalinee. Nel paese che ha inventato lo scaricabarile, la solita commedia negli equivoci, commedia nella quale può anche accadere che due belle squadre come Napoli e Foggia debbano guardarsi le spalle anziché sognare un futuro europeo. Avendo tirato il carro per la discesa, come si dice, il Napoli un po' mollava nella parte finale della partita. Prendeva dunque largo il Foggia, che metteva a dura prova la bravura di Giovanni Galli. Al microfono di Italo Chiune, il presidente Casillo, l'allenatore Bianchi e il capitano foggiano Seno. Presidente Casillo, allora questo Napoli ce l'ha con il Foggia, perché sei gol in due partite. Se questo qua è Napoli, non crede che sia il posto giusto, per me è una squadra secondo terzo posto. Quindi se questo qua, se gioco solo con noi così si agita tanto. Beh, ma intanto è un Foggia che gioca anche molto velocemente. Ha risentito della partita con il Milan, secondo lei? Mi ha meravigliato, non ha giocato bene oggi il Foggia. Il primo tempo di oggi è stato veramente un bel primo tempo. Certo, se tenessimo 90 minuti con quell'intensità sarebbe tutta un'altra cosa, ma penso che è molto difficile tenere un ritmo del genere. Inter in difficoltà, oggi è solamente pareggiato, è la vostra prossima avversaria. Ecco, proviamo a vedere un pochettino questo Napoli, che cosa può fare a Milano. La partita di martedì sicuramente non ci voleva in questo momento, ci complica un po' la situazione, anche perché giocare in questa maniera spendiamo molto. Cosa vi ha detto il mister negli spogliatoi durante l'intervallo? Niente, ha detto il solito, ha detto che stavamo facendo tutto al contrario di quello che lui ci aveva detto di fare. E aveva ragione. Dopo il secondo tempo abbiamo un po' accontentato, ma vista la sconfitta penso che ci sarà da parlare in settimana.